Oh, ok, mi sentite? Sì, perfetto, ok. Ok, perfetto, ragazzi, buonasera e bentornati live. Oggi siamo qui con il giudice Clark Foster per i processi di questa sera. Bene, bene. Perfetto. Attendiamo i Marshall che arrivano a prenderci. Oh, buonasera. No, ma cosa vuoi? Devono essere lontani. Pardon you. Perfetto. Aspettiamo la scorta. Ciao Simox, buonasera. Necessitiamo di una pattuglia di supporto alla posizione indicata. Dov'è la scorta, Bruno? Che cazzo ne so, io ve l'ho mandata, webo. Non è arrivata. Unlucky. Vabbè, e i processi quindi non si fanno? Mandamela! No, ci sta ne Marshall o no? Vai. Mandami la No, non ci scorta. sta ne Marshall. Ce ne stanno due Come Marshall. Ce ne stanno due no? Marshall. Mandami la scorta. Allora, ha detto Oscar che visto che devi perdere peso, devi camminare. No, è lì che venisse la scorta, se no il processo stasera non si fanno. Oddio, oh, te l'abbiamo mandata, se arriva bella per te, perché sennò devi venire a piedi. Unlucky. Vabbè, e allora niente, processo stasera è a posto, ciao. Vabbè, oh, che ti devo dire, ciao. Buonasera, la mia scorta? Oh, Sì. Niente, è arrivata finalmente. Grazie. ma sanga, sanga. Andiamo pure in tribunale.
Ricevuto. Mi scusi, ho un po' di problemi negli occhi ogni Non si tanto. preoccupi. Ok. Perfetto. Sì, stiamo entrando. Mi chiede un coordinatore, può far accomodare intanto le persone all'interno della sala? Sì, possono entrare pure le persone. Buonasera. Benvenuto stavolta. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera, Oh, vabbè, buonasera. troppo. Buonasera. No, vabbè, troppo per i miei gusti. Dove cazzo sta Oppla! Twitch? Oppla. Perfetto. Getta. Ok. Ma sta sto cappelluccio? Ah, Il giudice. 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 L'imputato fa il giudice. Perfetto, mettiamoci dentro il Giudice, cappello. te devo parlare di una cosa, eh. Ok. Vieni, vieni, devo parlare di una cosa, Si è vieni. partito Io ho per gli Wuhan. occhietti, eh. Ok. Vieni, vieni. Traffico di droga Va bene? mano a mano. Grazie gentilmente. Ho fatto passare Wuhan. Io ce l'ho chiedi viola, eh. Ok, Ogni tanto mi manda ma il mio stipendio? un codice Stipendio, ma non percepisce di stipendio da procuratore, lei? un Da procuratore, ma visto che io ora sono molto più in alto di procuratore. Però per ogni serata di processi ha un Eh bonus di 20.000 dollari, facciamo così. sì, Lucazza. Perfetto, Okay. questo qui è Vabbè, mi prendo il vero, coscia dei procuratori, sta a Perfetto. Mio caro giudice, vostro onore, nonché No, mica. grandissimo amico, Mica. io ho una proposta da Sentito la farle. paura, mi dica. In quanto i Lui ha ragione, però. processi, come lei ben sa, sono stati rimandati di una settimana. Esatto. Quindi io richiedo che chi sia sprovvisto di avvocato per l'ennesima volta, questa sera, venga fatto comunque il processo, in quanto ha avuto un'ulteriore settimana dal suo rinvio ed era già a conoscenza di essere convocato per il suo processo. Ok. Perché un Urla come rinvio è già osso stato qualcosa. fatto, non, è la polizia perché deve fare i colloqui qua. Polizia, Ci fai sono cagare. 18 centrali di dove devono fare qua i In realtà la colloqui. testa di voi è mandarli via dalla 403. Vorrei sapere chi li ha mandati via, ma vabbè. Vabbè, Io comunque. Io neanche, proprio per quello vorrei sapere chi è stato. Comunque, Comunque. Vabbè, allora, una cosa, Oscar. Io ho visto un processo di un sequestro di persona, ok? Ma nella prova video ci sta uno che durante un fermo stradale lega uno. Sai, è bravo, è in un qualsiasi è bravo, Mi è fa troppo ridere. in un qualsiasi caso ha preso un agente sotto sequestro, l'ha Sì. legato, appunto. Quello è un Sì, mi fa sequestro, in troppo più ha anche sparato ridere. all'altro, quindi c'è anche il tentato omicidio pubblico Ottimo. ufficiale, e in più sai già come me la gioco Vabbè, io. comunque, non mi Le prove interessa. parlano più alto, sì. No, Adesso vado a esiste il colloquiare con le persone lì. No. Sono sostituti procuratori, sono tutti nuovi interloquire. Tentati, giudice, non Buonasera, parlare di inferno. Giovincelli! Sì, giudice, buonasera. Buonasera. Oh, buonasera, carne fresca da macello, buonasera. A quanto pare sì. Tanto piacere, piacere, Clark Pietro Foster, Proietti, sostituto giudice. Lei è? procuratore. Pietro Piacere, Proietti. Beatrice Proietti. Piacere, Clark Foster, giudice, Salve, piacere. Salve, giudice. Ah, Piacere. lei cos'è? Cancelliere. Oh mio Dio! Lei è il suo Un attimo. cancelliere, avvocato. Eh sì, avvocato, vostro onore. Miau! Bau bau. Non ci credo ai miei occhi, c'è scritto veramente cancelliere qui.
Come mai, poi, giudice? Non ne vedo uno da tipo 3 mesi. Buonasera, sì, lei è? Carina del coma. Piacere. Ah, ma ci siamo già visti. Sì, 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 piacere, piacere. E ora è procuratrice. Benvenuti all'interno della procura. Spero che, ecco, mi troviate bene. Un secondo solo, che sta la mia valigetta aperta. Ah, sì, fascicoli top secret. Sì, è scritta. Miau. 025, miau. Perfetto. L'avviso, che... vostro onore, questa sera le farò una richiesta alquanto particolare. Bruno, dica. No, non mi dà la valigia perché... non lo so. Pesa troppo. Non so com'è. Lo dico già, mo. Suitcase 2. Sì, sapessi scriverlo. Suitcase 2. Perfetto. Ecco, questa sta benissimo. Ottimo. Vedete cosa succede a chi in procura come procuratore è nel ruolo dei popi popi? Perfetto. Il nassino del pagliaccetto. Allora, facciamo che chi è che sapeva come si chiama la valigia? Ma perché entra la gente qua a casa? Ma per lui, non per il giudice. Ultimo armato. Ma gli è dato la parrucca. Siamo in situazione di pericolo, che armato? No, qua la gente è sempre armata, non si capisce il perché. Lei guardi, assistente procuratore, qua non so come si chiama. Sì, assistente procuratore, che ci fa qua? Tenga la mia valigetta. Che ci fa qua? La mia valigetta. Che ci fa qua? La tenga ben stretta, non la apra mai, bisogna, perché se la apre viola uno dei diritti più grandi di un giudice, ovvero del diritto di segretezza assoluta della sua valigetta, ok? Bravo, un favorito così si faccia i cazzi suoi, però. È tutto posto, mi piace questo sistema. Sto qua, ecco, mi piace. Non passate qua dentro. Controllate le porte all'ingresso. Beh, io comunque sono giudice ormai da un anno e mezzo in questa città. Insomma, ho visto tipo 87 procuratori passare da questa stanza. Quindi... tipo autostrada. Sì, esatto. Quindi diciamo che la procura cambia giorno dopo giorno. Non so, ho visto un sacco di procuratori diversi e tutti i santi sono scappati. Chissà perché. Vostro onore, e ventura. Ho bisogno con effetto immediato. Tra le patte e verdura che sono ventura che sono rimasti. Come patte e ventura? E io? Tu non sei longevo come ventura. Sei un pivellino. Tu sei ancora novincello, diciamo. Sì, mesi, talmente giovincello che i processi li facevano solo io. 4-5 mesi non sono tanti. Vai, va. Sì, tanto Ventura l'ho assunto io, che era semplicemente un segretario della procura. Ottimo. Vabbè, iniziano questi processi e siamo qua a parlare di... non lo so, se vuoi cazzeggiare tutti quanti qua. ABM. Cazzeggiamo dopo, allora, vostro onore. Carissimo assistente, tu sei con me oggi dietro le quinte, no? Of course. Procuratori fuori, grazie. Procuratori, vi servite la vostra mamma chioccia. Mamma Sacchi. Arrivederci. Sempre un teatrino molto divertente ogni volta che stanno i processi. Chi arriva per primo oggi? Allora, Kendrick Brown è presente? Junior, processo 129. È presente, cancelliere? Non ho controllo. Okay, guarda, in aula vedo se è presente il primo. Ok. Me lo faccio accomodare in caso sia presente. Ok. Mi manca Giordano con la sua Ah, Giordano, sai, non so che fine ha fatto. Giordano, che una volta che si è tolto dalla procura è andato in polizia. E poi in polizia sta licenziato per l'attività. Pensa a te. vedi, ma secondo me si è porro te di qua. Pensa a te. Ma non di qua, ma di qua proprio in generale. Capito? Pensa a te. E perché? Non dico, pensa a te che secondo me si è incazzato, Giordano. Perché? Perché da quando siamo entrati io e Oscar, facevamo tutto io e Oscar, e lui veniva un po' scacato, capito? Cioè, secondo me si è un po' offeso. Grazie suoi. Però lì è una delicatezza. Si faceva spazio lui ed era posto. Sì, ma secondo me poi può essere pure di no, ma non ti so dire. Cancelliere si è perso. Non ci sono imputati, potrei impazzire. No. Porco. Giudice Clark Foster, che Dio benedica questi Stati Uniti d'America. Ma io spero che questo cancelliere questa onorabile corte.
Sì, Mamma la mia, sa fare, la sa fare. sono andato a fare processi nell'alta città, E grazie a questa come? botta, Hanno mi detto sono... che t'hanno Sì, sì, mandato a sì, sì. fanculo. Però l'ultima sera, insomma, mi sono spaventato perché c'era un procuratore, un cancelliere che diceva cose strane. Buonasera. Allora, Allora... quindi? Allora, non c'è lui, ci sono altri che Sì? sono di Type Caruso, processo 138 Ok, e Gianni quell'avvocato? Abruzzi. Sì, c'è Ok, il tempo l'avvocato. Caruso, come Abbiamo. ci accomodare con Yeah. l'avvocato al banco del Ah, chi è banco? Caruso? Vediamo. Tip Caruso, se questo è il pubblico ufficiale. Che è il numero 100? Numero 138. Ah sì, questo qua è quello che ha legato. Ma tu l'hai visto? No, non l'ho visto, come Allora vai un po' più avanti, perché la parte divertente è verso la metà. Scusa, durante un fermo stradale, mentre uno gli stava a contare i documenti, ha legato un poliziotto. vediamo. Proprio Dai, dei Caruso, polli, sti sono poliziotti. fatto. Sofari, vai. Are you ready? Non c'è? Ok, man, sorry. Cancelliere. Sì, un secondo che mi sto ripassando. Ah, ripassi Cancelliere, lei sa, questo. lei conosce cosa bisogna dire di Sì, me lo lavoro. sono studiato ieri, Guarda, l'ho anche se non lo appena. conoscesse, Ma lei lei mi mi messo scusi, la perché lei guida, nascose quindi. 2 o 3 mesi che era cancelliere e non si è mai presentato? Ma io non sono, non ero cancelliere. Ma è nuovo, oggi Lei come si chiama? questo. Chris Vitale. Ah, Non è non quello con è la Wilcox, vocione da please, vecchio. No, Wilcox, no, 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 che no. ne sa come mai cancelliere ancora e non si Si presenta sa mai. come mai. Vabbè, pronto giù. No, no, non Un sono. secondo, sto guardando la scena, un Mettete via su tutto scorto. Dio Un mio, secondo è che mi lui, interfranta se arriva solo la Antonio. frase. Con le mani in alto e venga sul volante. Gli altri mobili. Ma un te li devo mettere, tu non Sinistra sei della tutto. volante. Mi sale in macchina. Ragazzi, comunque questo qua è banco. Se volete controllare quali che sono i processi, in questo caso qua c'è il 138. Dai. Mette le mani bene in vista. Alza le mani. Alza le Detto dei polli, dei fessi polli. Vabbè, prego, cancelliere, non c'è processo. Ok. Mia, la tua destra e la tua sinistra mi devo Tu la mettere. mia... Ah, dove vuoi? Ci sono 3 sedie. Vada, Ok. vada, vada, vada. Vai, metà sinistra. Pezzo. Ora entro prima io, sì. Ah, sì, punto. Buonasera, signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo 138, lo Stato contro Type Caruso. Procede l'onorevole giudice Clark Foster e l'assistente giudice Alessio Bruno. Io mi Ma ricordo l'hai detto tu sta memoria cosa? Sì. e questo è il Bravo. sottoscritto. Buonasera a tutti signori, grazie per essere presenti. Prego, accomodatevi. Buonasera a lei. Buonasera accusa e buonasera difesa. Buonasera, buonasera. Buonasera. Oh, dottore, Procuratore, dottore, prego, procediamo con la parte dell'accusa. dottore. Buonasera, vostro onore. Buonasera, difesa. Oggi trattiamo il caso 138. Tip Caruso contro lo Stato. Il signor Tip Caruso è accusato di sequestro di pubblico ufficiale e tentato omicidio di pubblico ufficiale. In quanto, come si evince dalle prove portate dall'accusa, il signor Tip Caruso, a seguito di un 10:55 degli agenti di polizia, è stato rinvenuto a legare un agente di polizia stesso, tentando il suo sequestro, e successivamente ha sparato addosso all'altro agente di polizia che stava effettuando il fermo. Oltre a ciò, tengo a precisare che quella che è la fenina penale del signor Tip Caruso non è una fenina penale molto bella, in quanto ci sono delle detenzioni di armi illegale, dei furti di veicoli governativi, numerosi mancati alt, detenzioni, possesso di sostanze stupefacenti. Diciamo che la fenina penale è... Per noi dell'accusa è molto chiara, vostro onore. Per ora ho finito con la mia arringa. Bene, grazie, procuratore. Prego, difesa, procediamo. Grazie. Buonasera, signor giudice. Allora, guardi,
per quanto riguarda il mio cliente, si è trovato in una situazione alquanto strana per lui, nel senso, si è trovato dopo una serata tranquilla verso l'Empire, mi ricordo era il 18 luglio, praticamente verso mezzanotte all'incirca, e stava tornando comunque a casa quella serata, e è stato, diciamo, accerchiato da un paio di veicoli di colore nero, quindi totalmente oscurati anche con i vetri, verso il civico, se non sbaglio, se non erro, il 592. E è stato poi successivamente intimato, quindi la sua persona è stata intimata di non muoversi, e subito dopo due uomini vestiti di nero, usciti da quelle due auto, vestiti completamente di nero, ripeto, quindi non dei semplici civili, con passamontagna e armati di mitra, poi questo ovviamente non sono un esperto, però diciamo delle armi non molto carine, è stato minacciato, ricattato, dicendogli di prendere un poliziotto, prendere nel senso riuscire a farsi fermare da un'auto della polizia. È stato minacciato con armi alla testa, facendolo entrare nella sua stessa auto insieme a due di questi criminali. Non sappiamo bene il numero di questi delinquenti quanti erano, ma sappiamo che comunque oltre a questi due ce n'erano altri, perché i due SUV continuavano a camminare e a seguire l'auto dei clienti. Successivamente sono stati chiesti documenti addirittura al mio cliente. Sono stati chiesti successivamente anche i documenti del mio cliente per far sì che se non faceva quello che avrebbe dovuto fare, sarebbero tranquillamente ricorsi a trovarlo. Questo comunque avrebbe causato nel mio cliente una sorta di disagio psicologico e non piccolo, diciamo così. Dicevo, poi durante tutto il tragitto del mio cliente è stato ciao, mantenuto, buonasera, minacciato con delle armi, quindi lui continuava a camminare con quest'auto puntato alle spalle da questi due delinquenti, fino a quando non finalmente per il mio cliente non era riuscito a trovare un volante della polizia. Per farsi fermare, ovviamente, in quelle condizioni non è che ti possono fermare per nulla. Il mio cliente ha iniziato a ingranare e dopo un po' che ha mancato altro, eccetera, si è fatto finalmente prendere. Nel frattempo che i due agenti giustamente facevano il loro lavoro, il mio cliente è stato invitato a scendere dall'auto. Il commento lì, comunque, Nuthouse era puntato con un taser dalla poliziotto e guardato le prove video. In quel preciso momento, era puntato dal un taser e un poliziotto tra legato. Le cose erano due loro, uno appunto lui che ha sparato e l'altro ragazzo che era nella macchina o lì fuori, insomma. Quindi era la maggioranza numerica con fronte ai poliziotti, uno era legato e l'altro aveva il taser. L'auto del mio cliente, quindi controllava targa, eccetera. Non è come una pistola puntata. E l'altro controllava i documenti del mio cliente, eccetera. Se fosse stato solo ha avuto il poliziotto avesse avuto una pistola, sì, sarebbe stato di prendere in ostaggio uno di questi due poliziotti. Si è trovato nella facilità, tra virgolette, più vicino a lui, ovvero il poliziotto che stava controllando i documenti. È riuscito con qualche mossa fortuita a poterlo prendere da dietro e legare. fortunatamente perché comunque la vita è sacra ed è molto importante. Il mio cliente è stato costretto dai rapitori a sparare all'altro collega, perché giustamente aveva sentito di quello che stava accadendo e si era ovviamente girato. Il mio cliente è stato costretto tramite ordini vocali dei due rapitori di spararlo. Il mio cliente è stato furbo, tra virgolette, a spararlo sulla spalla e non colpirlo in modo mortale. Lì, lui che era successivamente mentre non si è sentito da nessuna parte la voglia.
Stai parlando altra voce, risale? Non mi può sentire lì. Dicevo, il mio assistente stava parlando ad alta voce. Sì, sto parlando al massimo. No, il mio assistente che stava parlando alta voce. L'assistente giudice ha sbagliato. Ah, scusate. Dicevo, successivamente, mentre il mio cliente, mentre uno dei due poliziotti, quello che era vicino all'auto, era ferito a terra, mi senti, no? Sì, ma basta. L'altro agente che era già stato legato viene preso, se stesso dal mio cliente, e messo nella sua auto. I due rapitori poi danno una posizione, quindi un GPS al mio cliente, e se non erro è anche, vi dico anche quale civico, il 945, lì in quei pressi è presente una piccola casetta bianca, insomma, e gli danno istruzioni di dire al poliziotto, una volta arrivati lì, sussurrando alla voce del mio cliente, quindi non facendosi neanche sentire la loro voce, quindi erano completamente dei fantasmi, che il giorno dopo, quindi il 19, ci sarebbe stata una rivolta in città e quindi che la polizia avrebbe avuto un po' di casini e lavoro da fare. È stato poi detto di prendere il poliziotto, una volta, diciamo, detto quello che è stato ordinato di fare, e portarlo in un posto a caso della città. Quindi sono tornati in città e l'hanno lasciato dove era. Poi verso l'1:30 di notte all'incirca, il mio cliente è stato abbandonato, tra virgolette, dai due rapitori nel centro città, perché loro poi se ne sono andati stesso con l'auto del mio cliente, lui è rimasto lì da solo e si sono anche ripresi la pistola, quindi il mio cliente non aveva armi addosso, non aveva nulla e non aveva neanche più l'auto. Il mio cliente è andato in centrale di polizia per denunciare il fatto, perché era stato costretto, ripeto, a livello psicologico, io non so con quale forza d'animo abbia potuto, diciamo, mantenere la calma o diciamo, mantenere una... non crollare, ecco. Era presente in centrale di polizia al 372, all'incirca per 1:30 di notte. Ci tengo a precisare che il mio cliente però aveva un altro aspetto, nel senso, aveva un altro taglio di capelli, un'altra barba, altri abiti, questo perché... è stato ordinato stesso da quei due rapitori di cambiarsi, perché non volevano che il mio cliente sarebbe stato riconosciuto subito e quindi che sarebbe... Ora comunque... chiedo all'avvocato di arrivare al punto in quanto sta raccontando una storia lunga 1,5 km e chiedo di rimanere a dei punti attaccati a tutto quello che è l'atto e l'accusa portata alla procura. Procuratore, guardi, io sto cercando di analizzare i fatti della difesa, quindi di quello che mi spetta. Se il giudice mi dà autorizzazione, io continuerei, perché comunque è giusto sapere anche la versione della difesa. Vabbè, procediamo, procede pure difesa. La ringrazio. Accelerare un po', ecco, insomma, sì. Sì, io ci tengo anche a avere... Sì, lei può procedere a spiegare quello che vuole, però basta che non ci mette troppo, ecco, insomma, i processi... non devono durare comunque, sì. Per quanto riguarda comunque questa cosa qui, il mio cliente arriva in centrale, però purtroppo non trova nessuno e per paura di non restare lì, comunque di stare in mezzo alla strada, scappa verso la sua casa. Il mio cliente vive nelle case popolari. Dopo circa un'ora, quindi verso le 2:30, finalmente viene convocato in centrale, perché è stato controllato comunque dalle telecamere, presuppongo. Il mio cliente ovviamente si è recato lì, quindi se avrebbe commesso qualche reato di sua spontanea volontà, non penso ci sarebbe. È stato poi successivamente interrogato. Mi senti? Il mio cliente però Giudice. All'inizio, per una questione di paura psicologica. Scusi. Sì. No, niente, non avrà pure. Dicevo, per un fatto di paura psicologica del momento, forse, sì, comunque, perché il mio cliente non è una persona molto grande, ha 26 anni, è un ragazzo giovane, nega all'inizio alla polizia di essere lui il ragazzo visto nella bodycam del collega della polizia che è stato poi atterrato a terra, e un poliziotto, se non erro, di nome Nathan, che però non conosciamo il cognome, che era stato tagliare, il ragazzo che era stato legato, aveva testualmente detto al mio cliente di dire semplicemente tutta la verità, sapendo che per lui era innocente, nel senso, aveva capito la situazione del mio cliente per tutto quello che stava spiegando. Andiamo al punto, grazie. Sì, finisco subito.
Viene successivamente il mio cliente interrogato anche dal detective Castellano Eddy, e anche egli guarda la bodycam del poliziotto e la testimonianza del mio cliente e quella anche dei colleghi della polizia. E anche egli conferma il fatto che il mio cliente, secondo loro, era innocente, perché comunque si trovava in abiti civili, nel senso non era un delinquente. Se no avrebbe anche egli avuto una maschera e quant'altro. Ecco, signor giudice, il mio cliente non era armato, non aveva un abbigliamento, diciamo, consono, tra virgolette, ad un delinquente, e questo è tutto. Praticamente il mio cliente era estraneo ai fatti, è stato praticamente obbligato, minacciato e ricattato da dei delinquenti. Mamma mia, obbligato e minacciato a legare le persone. Bene, ha concluso? La ringrazio. Perfetto, prego avvocato e procuratore, procediamo con i testimoni. Affermativo, chiamo l'imputato al banco. Imputato, prego, si rechi al banco, cancelliere, procediamo con il procedimento. Sì, buonasera Izzo, buonasera. Mi ricordo di parlare al microfono, cancelliere, imputato. Minchia, che destro. Cancelliere? Non la sentiamo. Mi sentite? Sì, procede. Mi sentite? Che devo fare, mi scusi? Cancelliere, ci sentiamo? Ci sei? Cancelliere? Ah, ok, un attimo soltanto, signore. Vabbè, comunque, Bruno? Sì? Vicino. Sentite? Sì, cancelliere, prego, proceda. Sì, proceda. Dimmi. Cancelliere, ma c'era pure quello con i testimoni. Cosa pensi? Signore, metto una mano sulla Bibbia. Ma io penso che le prove non ripeto, ci sono, non ha sporto denuncia. Quindi soltanto ora sta facendo venire alla luce questa cosa. Obbligato, forzato, sì, ma poi nella pratica non si è sentito nessuna parola. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità. Non ha portato nessuna prova, quindi. Appunto, cioè. Morale e giuridica. Manco un foglio processo. Ecco, un po'. Di non nascondere nulla scritto. È a mia conoscenza. Anche per mezzogiorno, buonasera. Di non nascondere nulla è mia conoscenza. Che giuramento è questo? Nuovo? Sì, è nuovo. Bene. È fatto da Ventura. Mi dica. Prego, imputato, si identifichi in aula, grazie. Sono Taipo. Sono Type cosa? Caruso. Prego. Nome e cognome. Nome e cognome. Type Caruso. Bene, prego procuratore, procediamo. Bene, signor Caruso. L'ho chiamato al banco per avere dei chiarimenti. E delle prove certe, basandomi su quello che ha detto il suo avvocato finora. Partiamo dall'inizio. Oscar mi fa callacque. Lei è stato però realmente minacciato da delle persone, sì, per il fatto che successivamente è avvenuto, sì. Per quale motivo non ha puntato a una protezione testimoni e una denuncia di quanto accaduto con un agente di polizia stesso o con noi della procura stessa, in quanto esiste una protezione testimoni? Le spiego, perché quando è finito tutto quanto, che i rapitori mi hanno rilasciato, io mi sono recato in centrale, al desk, ovviamente con un altro aspetto per non farmi riconoscere, denunciare sotto forma... denunciare il veicolo, ma confessare quello che sta succedendo. Soltanto che, nonostante io ho contattato gli agenti tramite i servizi, cercando anche al desk, nessuno si è fatto presente. Quindi
ho preferito andare in casa e aspettare che eravate voi a chiamarmi. Sì, mesi. Bene, quindi sì. Lei mi sta confermando il fatto che ha cercato di sporgere una denuncia, non identificandosi come se stesso e quindi andando a sporgere denuncia come soggetto terzo. Mi perdoni, procuratore, la interrompo. Mi scusi, signor Caruso, lei è stato un mese e mezzo chiuso in casa? Sì, io sono uscito soltanto qualche volta e quando uscivo comunque lo comunicavo. Lei in un mese e mezzo non ha pensato di riprovare a chiamare la polizia o cioè, non è in mente passato di testa? In che senso, mi scusi, giudice? Non so, cioè lei ha detto è andata in centrale per fare la denuncia del veicolo e quant'altro. Sì. Poi dopo, se non ha trovato nessun poliziotto, si è rinchiuso in casa per un mese e mezzo. No, un mese e mezzo è l'attesa che ho aspettato io da quando sono stato interrogato fino adesso al processo. Peccato, ho capito, lei, però... Vostro onore mi consenta, dal momento in cui lei è stato rinviato a giudizio, vuol dire che è passato per la centrale di polizia? Certo, perché è stato chiamato anche un procuratore. È successo tutto questo il giorno dopo, alle 2 di notte, se non erro, davanti al comandante Goldon, comandante Goldon, Castellano, Goldon. Un altro agente che non ricordo, che purtroppo, nonostante io le dassi queste prove, questi indizi, non erano necessari perché c'era bisogno comunque della presenza di un procuratore per questa sentenza. Bene, per quale motivo non ha tentato un patteggiamento e quindi venire a parlare con la procura prima di quello che era il suo rinvio a giudizio? O anche durante? Perché i patteggiamenti vengono fatti anche a processo già assegnato, naturalmente sarà compito del giudice Clark Foster accettarli o meno, ma i patteggiamenti possono anche essere fatti successivamente. Per quale motivo non è venuto a patteggiare con la procura e a dirci quelle che sono fondamentalmente questi fatti di stessi in quanto accusa? E questo è chiaro, credo, a tutta la cittadinanza, che siamo noi a finire davanti a un giudice. Certo, ma un patteggiamento risultava come se io ammettessi di essere colpevole di un qualcosa che non ho fatto. Negativo. Un patteggiamento non risulta essere colpevole. Ma invece sì, Oscar, che del reato connesso. Patteggiamento tu ammetti di essere colpevole. Guardi, io durante il fermo, testuali parole dell'avvocato, la voce. Lei era seguito da delle auto. Eppure... Sì. Da quello che è la prova video portata all'accusa non si vede nessuna auto che la seguiva o che era nel perimetro di quello che era il fermo in quale è avvenuto tutto quanto. Vostro onore, obiezione, mi scusi. Impossibile? Motivi l'obiezione? A cosa abbiamo? Guardi, per quanto riguarda quella situazione, io come ho detto anche prima nella mia riga, i due SUV neri stavano tenendo sott'occhio il mio cliente, quindi lo seguivano, ma non abbiamo specificato se erano vicino o più lontano. Erano comunque in una visuale che potevano tenerlo sott'occhio. Grazie. E comunque cazzo vorrei aggiungere... Un secondo solo. Mi confronto un attimo con la stessa. Fermi un attimo. Ma che obiezione è, scusami? Cioè... Vabbè, forse lui dice... Ora mai più. No, vabbè, no, è rifiutata perché comunque... Nessun non è nostro... Cioè, non è niente di che... Rifiutata. Cioè, non è perché l'ha detto lui... Buonasera, Matteo. L'obiezione è rifiutata, può andare avanti, procuratore. Niente, allora aspetto, se l'obiezione dell'avvocato respinta, vi aspetto una risposta a quella che è la mia domanda. Prego, se va in caso la ripeta, se l'imputato non ha capito. La ripeto senza problemi. No, io ho capito. Allora, prego, risponda. Bene, allora però risponda. Il fatto che gli agenti... Risponda alla mia domanda. Mi rifaccio la domanda. Ma come la mia domanda è chiara. Ma in cretino? È vero. Ma cosa sta roba?
L'avvocato ha detto che lei era seguito. Eppure nel perimetro di quello che è successo non è stata rinvenuta nessuna autovettura che la seguiva e che la stava pedinando o controllando. Ma l'abbiamo detto, dai. Vostro onore, vi chiedo di allontanare dalla corte chi ha appena aperto bocca. Ma la trovai? Cazzo sì, io mica ho la palla magica, ma ho provato a capire chi ha parlato. Abbiamo molto pubblico, ecco, insomma. Chiediamo più silenzio in aula, per favore. Comunque sì, dato ribadiamo il silenzio in aula, chiediamo gentilmente quindi di non parlare. Risponde anche alla mia domanda, l'avvocato, però, procuratore, io ho detto al mio avvocato ciò che i ragazzi che mi stanno rapendo mi hanno riferito. E le ripeto, il fatto che lei non veda delle auto in quel perimetro non significa che non ci siano delle auto che mi controllano. Loro mi hanno detto fai quello che ti dico perché ti stiamo guardando anche da lontano. Quindi io ho presupposto che c'erano quei sub che mi controllavano. Quindi lei presuppone? Balla enorme, mi hanno riferito questo e io devo comportarmi come tale. Avevo comunque delle armi puntate addosso, non potevo fare altro. Dai Oscar, figa, se dura un'ora sto cazzo di processo, richiedo, cioè, dura di meno un processo di, cioè tipo di meno io processo non ho visto di delle armi puntate addosso della famiglia cosa, come si chiamava la... Sì, è durato meno quello, mai vista, cioè. E le mai ho... portate alla difesa. Oscar vuole andare avanti. Lei non l'ha visto perché erano loro all'interno della mia auto. Lei è sicuro di aver visto le auto che le hanno detto queste cose? È sicuro di ogni singola cosa che ha detto in questo interrogatorio? Certo che sono sicuro. Ho visto quelle due auto davanti ai miei occhi mentre mi stavano fermando. Mi scusi. Erano visibili? O la stavano seguendo? Guardi, io non lo so, io non l'ho vista, io stavo guidando. Non posso guardare gli occhi dappertutto mentre guido. I ragazzi accanto a me che mi stanno rapendo mi hanno detto ti stiamo guardando anche da lontano, quindi non fa cazzate. E mi scusi il termine, non fa cavolate. Quindi automaticamente mi sono comportato come dovevo. Attenti a terra, supporto. Vostro onore, supporto immediato. Terra, supporto sì? Immediato. Posso procedere direttamente una giunta? Riguardante... Prima di arrivare alla ringa finale? Riguardo? Una falsa testimonianza in quanto il soggetto si sta contraddicendo dicendo che conosceva il colore dell'auto, prima ha detto che i soggetti lo stavano seguendo e gli erano dietro. Vero. Al suo lato B, vero? Chiamiamolo così, sì. Vostro onore. Eppure dalle nostre prove non si evince questa cosa. No, mi scusi. Il soggetto ha avuto tutto il tempo del mondo per venire in centrale di polizia o in procura a parlare di questi fatti. Mi scusi. Eppure siamo arrivati a una corte. Mi scusi, è possibile? O obietta o se no non parlo. Posso parlare? Motivi l'obiezione? Allora, guardi. Obiezione, motivo? Sì, io ho ripetuto anche prima, quando ho esposto la mia arringa a voi, che non si è trovato all'improvviso questi due sub neri che lo hanno cerchiato. Lui era uscito dall'Empire e stava andando verso casa. Successivamente, quando è successo tutto quanto e lui è riuscito comunque a è terminata la cosa, è andato subito in centrale di polizia. Io chiedo se è possibile di poter controllare dalle telecamere a sto posto. Sì. Perché il mio cliente è andato in centrale, non ha trovato nessuno e per paura di ripercussioni si è tornato a casa. Cioè, me la puoi ripetere perché non è stata messa la domanda. E questo è stato già detto, però. Allora, Avvocato, allora la interrompo in quanto nella controllo delle telecamere doveva occuparsene lei, presentando una difesa questa sera, appunto con delle prove di difesa che testimoniassero ciò che il suo imputato sta dicendo. Purtroppo non ho avuto molto tempo. Non so se l'imputato l'ha chiamata tardi o meno, però era conto dell'imputato doversi occupare di trovare una difesa e gestire la sua difesa con prove fornite
Perché se un avvocato appunto si presenta in centrale chiedendo eventuali telecamere o in procura, il procuratore chiedendo eventuali telecamere pubbliche, ovvero quelle delle uniche telecamere pubbliche sono quelle della centrale e dell'ospedale, lei può richiedere, ma in tal caso se in giro per strada non esistono telecamere, qui lei può chiedere, deve essere il suo imputato a portare prove, video in suo possesso di suoi amici che erano lì vicino, del suo amico, non so, ho visto un passeggero nella prova video presentata dall'accusa. Quindi ecco, doveva occuparsi il suo imputato a portare le prove. Qualora non ci fossero prove di tutto ciò che sta dicendo, io qua non mi vedo altro che dire che non stiamo parlando di aria fritta, perché tutto ciò che sta dicendo non è provato dalla denuncia, non è provato da una prova video mostrata da parte della difesa. Cioè, la difesa non ha portato attualmente nessuna prova questa sera. Perché se è colpevole fino a prova Mi contraria, scusi, prova l'innocenza, contraria, ciao. l'obiezione è respinta, ovviamente, quindi direi di procedere con la parte del procuratore. Prego. Quindi continuo con quello che era la mia richiesta, Prego, procuratore. ovvero la falsa Per poterla testimonianza. richiedere Per dopo durante la lingua quello, finale, procediamo con l'interrogatorio, ok, procuratore. certamente. Per me l'interrogatorio è Ah, finito, il santissimo soggetto è già stato incoronato. chiaro. Mi scusi, signor Avvocato può giudice, procedere posso? con la sua parte di interrogatorio. Prego, si rechi pure al banco dei testimoni. Grazie mille. Testimone, non può parlare con me, a meno che io non le rivolgo la parola. Vostro Onore, prima che continuiamo il processo, richiedo un ammonimento al soggetto chiamato al Oh banco dei Cristo! testimoni che cerca di parlare con lei, in quanto No, credo che sia chiaro bastardo. e credo che sia compito Cazzo. dell'avvocato dirle che può parlare solo successivamente ai fatti, e Ammonimento. in quanto non si può autodifendere in una corte. Sì, acconsento il primo movimento verso l'imputato presente questa sera, che non deve rivolgere la parola alla corte qualora fosse richiesta il suo intervento da parte della corte. Procediamo, avvocato. Grazie. Signor Caruso, lei, Che processo come ho particolare? Mi espresso anche mancavano i prima, processi così. lei si stava dirigendo a casa giusto quando è uscito dall'Empire. Ma Fatto un'altra un mezz'ora divertente che abbiamo visto. un'altra mezz'ora Mi conferma anche il civico che di prima gli ho interazione. detto. Quindi lei si è trovato all'improvviso circondato da due auto. Lei ha visto Esatto. il colore di quelle due auto? Comunque si è accorto che Certo, erano. Ok, mi può l'ho dire comunicato. mi può dire com'erano queste due auto? Obiezione, vostro onore. Il soggetto ha già risposto a questa domanda ed è stato circostanziale Vero. rispetto alle parole dell'avvocato. Ci parli tu, vai, procedi tu. Se hai sentito, tu procedi tu. Obiezione accolta, è vero, ha già risposto a questa domanda. Prego, avvocato, può Ok. continuare o rifare la sua domanda in modo diverso? Ok, facciamo così. Signor Caruso, Mi dica. quando queste due auto l'hanno circondata, mi può dire cortesemente lei che cosa ha sentito dalle voci dei rapitori, che non sappiamo neanche se il numero erano due o più, ma Tutto presuppongo di bene, sì. con grado stai, scusami, non ho Loro letto mi la hanno domanda subito intimato di perché c'era un po' di fermarmi casino fino a qui in aula. Obiezione, vostro onore, le auto hanno Madonna mia. cambiato lato? Prima l'hanno accerchiato, adesso sono arrivate dietro di lui? Io ho detto anche prima, mi scusi, che l'hanno accerchiato, ma l'ho detto due volte, non una. Negativo, non è stata Vabbè, formulata dici nella tu sua se domanda in l'obiezione questo accolta momento. respinta. Io nella mia Tu lo replica seguite ho un po' specificato specificato che che l'hanno l'hanno anche. accerchiato. Senti? Le E l'ho detto anche mie due volte. obiezioni sono sulla sua domanda, non sulla ringa. Vai, accettiamo. Un Ripropongo la attimo. domanda. Un Un attimo. attimo, ci confrontiamo tra di noi. Ah sì, cioè, non so capire in cazzo. Allora, questo qua una volta ha detto l'ha cerchiato. Cioè, sì, prima l'ha detto che è stato cerchiato, quindi. Ma ha detto pure che è stato pedinato, cioè, ha detto un fuoco di Vabbè, diciamo cose. che l'obiezione Per per ora è respinta in ora è quanto spinta. le posizioni delle auto sospette sono mistiche. Diciamo, dire che sono un po' dappertutto le auto queste, quindi diciamo che è respinta in quanto effettivamente non si sono contraddetti perché hanno detto di tutto e di più comunque. Vai, procedi tu dopo tu. Procedo io, procedi tu a dirla. Ah, vai, vai tu, vai tu, tu. L'obiezione per ora è respinta, in quanto comunque le posizioni dell'auto sono state dichiarate più volte e effettivamente sono state dichiarate più posizioni invece che Agente una a sola, terra, quindi supporto immediato. attualmente stiamo analizzando quale sia la posizione corretta delle auto minaccia, diciamo, di minaccia, ecco.
Procediamo. Posizione corretta, esatto. La ringrazio. Quindi, signor Caruso, che cosa ne è stato detto da questi malviventi? Loro mi hanno intimato di farmi fermare dalla prima volante. Sentivo che mi trattenevo da lì. Sì, sì. E di prendere un agente. Sì, che ci fa? Lui, perché dovevano fargli un discorso su quello che succedeva poi. Ma tu sei cattivo. Va benissimo, e questo poi è stato anche spiegato prima. Poi, un'altra domanda. Quando il tutto è finito, anzi, tornando indietro, questo è ancora più importante, quando le è stata consegnata la pistola, ok, quando è stata consegnata la pistola con il quale ha sparato all'agente di polizia, lei mi conferma che lo ha sparato alla spalla e non in un luogo... Obiezione, vostro onore. Non è stato portato nessun referto riguardo ai fatti, quindi non si sa dove realmente abbia sparato l'agente di polizia. Quindi spalla non spalla non è una prova scritta. Vero. È troppo circostanziale. Obiezione accolta, non c'entra nulla a prescindere con ciò che stiamo parlando, dove abbia colpito appunto il poliziotto. È questo di cui stiamo parlando. Vero? Signor Caruso, dopo che è finito tutto il fattaccio, stiamo parlando delle sparo al poliziotto, giusto? Polizia, giusto? Sì. Okay. Sì. Dopo che loro mi hanno rilasciato, sono subito in parrucchiere, ho cambiato capelli e sono andato in centrale. Lei si è cambiato per una paura, no? Giusto? Certo, perché lo sapevano chi ero. Perfetto. Perché sapevano lei chi era, scusi? Perché in auto hanno voluto i miei documenti. Perfetto, grazie. E, ultima domanda e poi avrei anche terminato. Lei, dopo essere andato in centrale, che non ha ricevuto comunque supporto, è andato a casa... Obiezione, vostro onore. Madonna mia. L'avvocato sta facendo domande riguardo al fatto che il soggetto ha già risposto a queste domande, dove lui stesso, avvocato, ha favorito suddette domande nella ringa iniziale. Vero, ha già risposto. Io faccio semplicemente il discorso della difesa, non è che ho suggerito. Lei sta facendo domande riguardo alle sue stesse parole che ha detto per avere conferma. Facevi rispondere tu? Obiezione accolta, in quanto il test ha già risposto anche a questa domanda, quindi può riformulare o andare avanti. Va bene, continuerei. Ma non è per l'ultima, signor Caruso. Quando lei ha finito tutto, dove si è recato e perché dopo quel tempo? La serie dice obiezione, devi impazzire. Quando è successo tutto quanto? Obiezione, no, signore, il test ha già risposto anche a questa domanda, è vero, ed è stato già fin troppo esaustivo. Obiezione accolta, procediamo. Allora io avrei finito, dato che le domande sono state fatte, il mio cliente ha risposto a tutte le domande e va bene così. Perfetto, prego, poi adesso pure al posto. Il procuratore rimane altre domande da fare o possiamo concludere il... Negativo, vostro onore. Grazie a Dio, pure mi sono messo sì. Io sono già arrivato. Prego, allora testimone può recarsi al banco, grazie. Oddio mio. Avvocato, sì, procuratore, abbiamo altri testimoni? Negativo. No. Avvocato? No. Perfetto, allora procediamo con le ringhe finali, procuratore. Bene, vostro onore, in quanto mi attacco alla mia ringa iniziale, ovvero che il soggetto è pluripremiato da quello che è la sua fedina penale, aggiungo il reato di falsa testimonianza, in quanto il soggetto ha dato informazioni differenti rispetto a quello che è stata la ringa iniziale dell'avvocato sotto fondamentalmente fase di interrogatorio da ambo i lati, dando una direzione indiretta: prima era accerchiato, poi lo seguivano, poi era a destra, poi era a sinistra, troppo generiche come cose. E successivamente aggiungo la falsa testimonianza anche per il fatto che il soggetto, e oltre alla falsa testimonianza aggiungo il favoreggiamento, invece che esporsi in prima persona ai fatti e quindi raggiungere degli accordi, come già detto prima nella mia stessa ringa iniziale e quello che fondamentalmente è stato il mio interrogatorio, un patteggiamento, ha preferito venire a denunciare quello che era il suo fatto accaduto su lui stesso, andandosi a cambiare il taglio di capelli, rendendosi irriconoscibile, insomma.
quindi no, per... no, no, pensiamo. No, no, l'avvocato non si può interrompere la linea finale. No, ma infatti sono... Il vostro onore richiede, richiede un ammonimento all'avvocato. Questa volta nessun ammonimento, avvocato, avverto solo semplicemente che non deve interrompere la linea, in quanto le linee sono appunto ciò che deve spiegare ogni indubbiettabili. Potrà ridire ciò che vuole dire nella sua linea finale, ecco. In quanto appunto il soggetto, ora vuole finire, ha avuto tutto il tempo di questo mondo per cercare anche quello che era un... Un patteggiamento con noi della procura tramite un avvocato e non finire davanti a un giudice, ma evidentemente l'ha voluto evitare per sua scelta. Aggiungo appunto pause, falsa testimonianza e favoreggiamento per i fatti accaduti a seguito di quello che è successo, oltre alle accuse di tentato omicidio di pubblico ufficiale e sequestro di pubblico ufficiale, e per questo ciò richiede una sanzione pecuniaria pari a $180,000 e 27 anni di carcere. Ci sta, è il minimo. Oltre a questo aggiungerei anche 7 giorni di obbligo di firma. Però, io ho finito. Obbligo di firma. Perfetto, prego avvocato, procediamo con le vostre ringhe finali. Grazie. Allora, signor giudice, noi come abbiamo già esposto prima, il mio cliente si è trovato in una situazione non tanto bella per la sua persona. È stato obbligato, ricattato, con armi addosso, nel senso non si trova in una situazione anche a livello psicologico molto, molto carina. Come abbiamo spiegato anche prima, il mio cliente non ha dato delle false testimonianze, signor procuratore, tant'è che il giudice prima ha respinto la sua obiezione. Sono state dette chiaramente che le auto del mio cliente, dei due rapitori, hanno accerchiato la sua. Il mio cliente, se sarebbe stato colpevole, se fosse stato Cristo, non sarebbe, comunque, te prego. Avrebbe fatto parte di un gruppo del genere, no, sicuramente no, non sarebbe, no, se mi sbagli, per impazzire. Non sarebbe stato, non avrebbe avuto atti civili addosso. Sì, comunque, avrebbe avuto, non sarebbe stato, non sarebbe stato, diciamo, simile a quella, a quella di quella è vero, comunque, comunque il suo viso era scoperto e tutto il resto. Inoltre si è recato, come ho detto anche prima, in centrale subito dopo che è successo il fatto, per denunciare il tutto, e questo dimostra comunque una sorta di innocenza del mio cliente. Io non chiedo che posso? Prego, chiedo, prego, può chiedere quello che vuole. Grazie. Dicevo, io non sto chiedendo che il mio cliente non venga punito, tra virgolette, per quello che è successo, anche perché comunque lui dei reati purtroppo li ha commessi sotto ricatto e sotto minaccia della sua stessa vita. Chiedo semplicemente uno sconto di pena, il quale sia possibile. Nel quale sia possibile. Buonasera, Blaze. Ha concluso? Ha concluso? Sì, ho concluso, grazie. Bene, ci mi ritiro per deliberare. Mamma mia. No, io penso sia stato il processo più memato. Ma la cosa è stata veramente divertente. Ma il cancelliere si è perso? Oh, ma l'hai istruito tu sto cancelliere? No, assolutamente no. L'hai istruito qua. Scusa, chi ti ha istruito? Chi l'ha istruito? Oh, maldico. Nessuno. Mi sono letto io ieri notte tutte le cose. Mamma mia, bravo. Comunque, allora cosa ne pensi tu, assistente? Allora, io penso che questo processo ha fatto un io po'. Io penso che meriti cagare. Lo sconto di pena, però. Ma secondo me. Perché no. Per l'impegno. Di dire stronzate? Per l'impegno, no, per l'impegno di essersi presentato l'avvocato. Comunque, io so che premio sempre l'impegno. Ah, se allora lui ha 180 e 27? Ha chiesto. Chiesto questo, sì. Allora, lui ha portato una difesa senza né capo né coda, si è impastricciato al banco dei testimoni, voleva parlare con te, l'avvocato non obiettava a te, obiettava agli arringhe. Però aspetta di modificare le cose che scrivo lì. Se capisce in cazzo, per me sì, lo sconticino che si è presentato, ma non too much, cioè tipo... 120.000 e... 130. 120.
30 120 30 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
Non so perché ti ho della polizia di guardare se era modificato il messaggio in pagata o no. No, se l'ha pagata dopo che se n'è Ah, non lo uscito. so. No, non puoi saperlo. E vabbè, fa lo stesso. 120.000 ne facciamo. E vince 27 anni, facciamo 20 anni. E gli obbligo di firma non glielo mettiamo perché tanto. Non ci mettiamo gli obbligo di firma. 15 anni di carcere. No, ma è che Sì, 15? Ma tanto non cambia un cazzo. dagli 20. No, non cambia un cazzo. L'obbligo di Eh firma, no, che ma rompi i ca... coglioni. Vediamo l'obbligo di firma Ma e 15 è troppo basso, da 27 a 15 è troppo basso. basta. Ma il premio per la presenza in tribunale. Uff, Vai, ancora vai. sapeva per la presenza. Vai, cancelliamo. Cancelliere, vai, vai. Mamma mia, Signore e che signore, attenzione cuore in che aula. hanno. Per tribunale per giudice Class Foster e l'assistente giudice Celeste Bruno. Può sembrare che sono io l'assistente che sento dopo. Ah sì, che fai cagare. Niente, niente, non c'è nessuno, la blizza. Bene, signori, buonasera, grazie, accomodatevi. Bene, allora. Questa sera abbiamo qui in aula il signor Tip Caruso, soggetto alquanto particolare, in quanto durante un fermo stradale ha deciso di legare un pubblico ufficiale a terra come un salame e poi di sparare al secondo poliziotto, appunto a corso, cioè, corso verso il poliziotto, il collega in difficoltà, per aiutarlo. Azione abbastanza particolare, mai vista ad oggi da me, ecco, come cosa. Solitamente se uno deve ostacolare i poliziotti o ferisce entrambi gli agenti o li lega entrambi, ecco, insomma. Comunque, apprezzo la volontà di essersi fatto difendere in tribunale, seppur con un po' di difficoltà. Apprezzo comunque la presenza, la dedizione in tribunale, ed è per questo che riceverete uno sconto riceverà uno sconto di pena leggero da parte della corte, che dà una sanzione pecuniaria pari a 180.000 dollari, la diminuirà a una sanzione pecuniaria pari a 120.000 dollari, da una pena detentiva di 27 anni verrà diminuita a una pena detentiva di 15 anni, l'obbligo di firma rimane invariato a 7 giorni, come da richiesta dell'accusa. L'udienza è sciolta. Fra io. Signor imputato, prego venga qui da me che devo fare la multa. Mi scusi, il mio cliente purtroppo per 7 giorni, nel senso fuori città, ha problemi di entrare e uscire qui da me. Non giudice, scusi, ma Cosa? No, dicevo l'obbligo di io. firma vuol dire che lei per 7 giorni, per 7 volte che entra in città, ok? E mi Al sveglio, giorno ok. diverso. Al Sì, giorno che si sveglia. diverso. Esatto, devi Intanto ne venire. sto parlando col giudice No, ogni adesso. mattina, ogni giorno che si sveglia, ok? Ok. Lei viene qui per 7 giorni che si sveglia, ok? Ogni Ok. giorno e viene qui, firma. Poi va a dormire. Il giorno dopo che si risveglia torna a firmare. Se lei salta una firma, diciamo, insomma, scompare. Viene rimandato al E viene al processo. processo, insomma. Perché lei deve firmare. Ok, la cameriera è tolta quindi. La cameriera, cameriera, chiedo di parlare con i procuratori. questo lo decideranno. La cameriera, aspetti, la cameriera La verrà cameriera verrà tolta. tolta una volta che arrivi al Esatto. carcere. No, vi terminerà alle 7 firme. Alle 7 firme, Le sette al firme, no? carcere. Sì, è Esatto. vero, Se un giorno è vero. Prego. venisse sorpreso in città, insomma, senza aver firmato, saranno problemi, insomma. Quindi io potrò. Mi scusi, giudice. Io fra un'ora posso andare a firmare allora. No, Solo c'ha solo? 15 Come no? mesi da scontare. Quindi fai Ora 15 invece mesi di visto che non carcere. l'hanno.
Non ho ascoltato la sentenza, dobbiamo arrestarlo e portarlo in carcere. Sì, 15. Ok, procediamo col prossimo, intanto. No, però mentre la cavigliera non dovete togliere, loro, mi fa un favore. Cosa? Manda il... eccolo qua, ascoltami. Dimmi. C'è un soggetto che ha richiesto l'avvocato d'ufficio, che è lo stesso avvocato che abbiamo avuto finora. Sì, sì, mettilo in una stanza 2 minuti e fargli parlare, nel senso non può andare un sostituto procuratore, scusami Oscar, cioè è compito anche dei procuratori fare questa cosa, purtroppo preferisco averli qua. Ma cancelliere lo farà un procuratore tuo, lo sono, sai, eh? Sono appena entrati. Vabbè, lo farà un mio assistente, cancelliere. Alessio, vai tu, per favore, che sei il mio... Adesso appena entrato. No, Alessio... Eri il mio socio fino a ieri, così, dai. Adesso. Giudice, se vuole posso farlo io. No, aspetta un attimo. Cancelliere, vai tu alla centrale, allora vai. Ho già capito, dai, vado io. Cosa? No, vai cancelliere, va. Ma fa cosa? Che sta succedendo? Vai, no, dottore, scusi. Da un attimo, interlo qui con l'altro. Esatto, cioè, no, ci sta uno che ha chiesto all'avvocato l'ufficio, ok? So che l'avvocato è qui... E non può andare in centrale, bisogna avvertire che l'avvocato è un attimo occupato e poi verrà. E giudice. Ok, solo, stanza col soggetto che ha richiesto l'avvocato d'ufficio. Interloquio un attimo, quando è pronto ce lo faccio sapere. Vabbè, vediamo quello che si può fare. Questo dicevi, Oscar. Miau. Pensavo che in centrale ci fosse uno che cercava... No, qualcuno. Questo. Questo. Ok. Queste le prove sono chiare. Sì, ma spicciate, vi ha fastidio. Ragazzi, Oscar, anche tu però con queste obiezioni. Sì, io obietto, le mie obiezioni durano 30 secondi. Questo ho fatto una ringa da mezz'ora, porco due, basata sull'aria. C'ha ragione. Vabbè. Ascoltami, chi adesso avevo... presente ora? Johnny Abruzzi? Johnny Abruzzi, ma ascoltami, a me va bene tutto, ok? Aspetta, mo te lo spiego io. Il discorso è un altro, no? Non mi rompere il cazzo a me, perché io obietto. Questo ha fatto un'obiezione, è partito con la ringa iniziale, mezz'ora, raccontando la Divina Commedia basata sull'aria. Neanche una prova. Aspettiamo che comunque, Johnny processo Abruzzi. Subito dopo, Johnny Abruzzi. Poi c'è un altro presente o no, cancelliere? Mi sa di no, io non ho visto nessuno. Vabbè, in aula vedere se oltre Johnny Abruzzi è presente qualcun altro. Vabbè, procura tu, potete su pure. Johnny Abruzzi c'è anche un rapporto alquanto acceso, in quanto... Ha fornito dettagli. No, non è che ha fornito dettagli, è che semplicemente è stato chiaro sulla sua posizione e noi da parte dell'accusa siamo più che chiari su quello che sono i suoi fatti. Signor giudice, non è presente nessun altro. Perfetto, ok. Il cancelliere verrà a controllare come sono messi... Ma sono l'assistente giudice, sì. Bruno, chi è il procuratore Bruno? Non esiste. Procuratore Dimmi. Bruno? Boh, non so chi è. Nell'amore di Dio. Chi è? Comunque, richiedo di conferire un attimo con i miei procuratori, okay, vostro onore. È un problema di fondo. Dica. Ha chiuso gli occhi l'avvocato. Ma come? Forzatamente. Ma il G0 ha fatto? Sì. Eccolo, è tornato. Ah, eccolo, ok. Vabbè, allora gli do altri 2 minuti, no? Sì, dia 2 minuti all'avvocato. Sì. Vado pure a parlare con il signore, avvocato. Avvocato? La porta ci servirà. Avvocato? Sì, la sentiamo, non lei ci sente? Ma io non lo sento l'avvocato. Niente. L'avvocato no. Ha problemi. No. Madonna, sono già le 23:10. Io no, è le 23:30, me ne vado. Devo chiamare una persona, chiamare delle persone, cioè devo fare... No, è le 23:30, me ne vado un po' fanculo. E la porta è sempre chiusa. L'ho aperta solo per fare entrare i poliziotti. Vieni, ti faccio vedere. Putato? Lei è? Johnny Abruzzi. Ok. Ma lei l'avvocato non poteva chiamarselo prima del processo, invece che cercare un ufficio qui? Allora, quello che avevo contattato inizialmente, in teoria è fuori città per vacanza. Poi avevo contattato quello che fa fatica a tenere gli occhi aperti, però sono troppo povero per permettermelo.
Guarda che fa fatica a tenere gli occhi aperti. Chi è questo che c'ha fatica? L'avvocato Giraldi. Ah, questo ed qua? È questo qua l'avvocato Giraldi. Sì. Pensa a te. Ma andiamo, aspetta, cancelliere, tenda qui finché non torna sì. L'avvocato. No, mi sta rompo, guazzi. Procuratori? Beh, Oscar, oddio, è scomparso. Procuratori? Lì dietro, non lo vedevo dietro la chioma della procuratrice. Buonasera. Arriviamo. Ma scusa un attimo, no, c'è l'avvocato che ha problemi con gli occhi, quindi non sa bene se ritornerà oppure no. No, torna. Ma, tornato, sì. Ma io direi di rinviarvi a Dota Destinos. No, no, io, io da oggi non rinvio più un cazzo per questa storia. Minchia, due che li ho, anzi, gli altri, facciamo una cosa buona e giusta. No. Sì, gli altri li facciamo al fly. No, ma che al fly? Gli altri, guarda le prove, tanto sai già come funziona. Gli altri li facciamo qui in... Sì, sì, in internos. Internos, miau, cioè sono quelli. Anzi, certo. No. No, non li facciamo per un motivo. Perché è una richiesta da portare avanti per il primo vabbè, processo cazzo. Di questa sera. Ne facciamo interno pure la richiesta. No, no, facciamo tutti facciamo tutti in contumacia. Perché su Kendrick Brown ho una richiesta che giudice. Dice, allora, adesso vediamo giudice. No, non vediamo questo qua che è presente. Adesso vediamo questo qua che è presente. Adesso vediamo questo qua che è presente, ok? Poi. Finiti questi qui, vediamo se c'è gente in aula, se arrivano degli imputati, se no entriamo qui dentro in ufficio sì, ma vorrò e parliamo di processi qui adesso. Dopo. C'è un problema prima di parlare dei processi. Dimmi. Adesso questo avvocato ha un'altra causa d'ufficio. Quindi? Quindi? Quindi dopo poi dobbiamo parlare di un'altra cosa. Cioè? Ovvero del fatto che nelle stesse parole dell'avvocato... c'è stata una falsa testimonianza. Sì, vabbè, l'avvocato non era sotto giuramento, quindi... esatto, l'avvocato non è sotto giuramento. L'avvocato non anche... è l'imputato. L'avvocato cioè... può anche gonfiare le cose, modificare le cose a suo favore. Come ovviamente, fanno tutti ovviamente, gli avvocati. Ovviamente, ovviamente senza stravagare. Non è sotto giuramento. Vabbè, può farlo. Appunto, me la giocherò io, tranquilli. Ma non però... puoi, cioè, nel senso... no, posso dopo, è full. Vabbè, dobbiamo dopo parlare. Vediamo il processo. È full, figa. Mamma mia. Allora? Stanno parlando, sei riuscito. È appena arrivato l'avvocato. Mamma mia. Full. Il PDS è bello, Adesso voglio quindi dire qualcuno di voi procuratori. Quindi l'avvocato che punti sono? Stanno parlando adesso. Ma fai fa un processo a... no, a tua moglie. No. No, no, fermi. No, lei arriva come loro due tra almeno 2 settimane. Madonna sì. Mia, Oscar. Ma no. Sì, dai, settimana devono prossima non saranno processi, noi, probabilmente. Devono imparare come noi. Settimana prossima... Vostro onore, con tutto rispetto. Aspetta. Ha visto le prove, lei e il suo assistente, di quello che è il caso stesso che andiamo a parlare ora. Sì, cancelliere sì, è un poliziotto Dark. Sì, l'ho visto, l'ho ma visto. Fa anche cancelliere al suo momento. Sicuro? Sì. Assistente, venga un attimo, devo proporle una cosa. Assistente, allora, settimana prossima io non ci sono, sono in ferie. Mm-hmm. Allora, ascoltami bene. Settimana prossima, se io riesco a chiedere e darti l'ok, mi fai tu, mi smaltisci i processi tu, un po' di processi? Sì. Ok, se io chiedo, tu non ti, fa, non ti mettere a chiedere tu perché sarà peggio. Chiedo io. No, no, infatti, niente. Ok, se ricevo una risposta positiva te lo faccio sapere. Settimana prossima non ci sono, quindi dovresti sostituirmi tu. Tu no, perché sì, sai no, fare, so che no. Sai farli. Certo, dopo parleremo. No, vabbè, l'avvocato, no, mi girano i cocomeri, mi girano. Mamma mia. No, raga, io me ne vado. Ciao. Ma se era veramente le comiche. Vuole difendersi da solo, guarda, glielo concedo se vuole. Gli concediamo solo non per lei di difendersi da solo. Più danni. Ok, lei si difenderà da solo, ciao, andiamo. Se l'avvocato... posso fare da solo da giudice a sto punto? Allora, facciamo una cosa, vediamo ancora andare. Tempo fino alle 23.30, nel frattempo noi ci facciamo i processi in contumacia. Sì, infatti. Dai, in interno, andiamo. Ma smetti di... Allora dica che so che ti ha fastidio. Cancelliere, lei faccia avanti e indietro. E procuratori, sediamoci al banco, grazie. Oh, procuratori, dai, muovetevi, veloci, dai.
di tech. Ho parlato con il soggetto. Siete, ah, per questi. Sì, 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 sempre. Sarà ancora lunga la questione fuori. Sediamoci intanto, parliamo degli altri. Procuratori, non da giù. Qui, 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 qui. Non tutti lontani. Tanto li ho tutti in mano, io ascolto e ma. Ma vorrei che sentissero anche loro. Sì. Allora. Sono 5 reati di classe A più aggravanti. Non è che qual c'è è? Molto da aggiungere. Tutti gli altri reati, okay, a parte uno, il primo, sono 5 reati di classe A più aggravante. Ok. Per i 5 reati di classe A senza l'aggravante, io rimango della mia opinione, ovvero la domanda che ho fatto, ovvero dei $90,000, in quanto hanno superato i 5 reati di classe A, tutti per tentato omicidio, rapina a mano armata e ciò che ne sussegue. Sono uno pari all'altro, praticamente. E quindi la domanda che ho fatto, come può ben vedere vostro onore, è la stessa. E rimarrà tale. Per i 3-5 della te classe A facciamo 90.000 e 15 anni invece 20, e poi arriviamo al tasto dolente. Di quello per gli aggravanti facciamo, che aggravanti ha? L'avvocato è appena arrivato, però sta avendo problemi. No, dica all'avvocato, le dica all'avvocato. Glielo posso dire all'avvocato. No, no. Raga, ascolta, ci abbiamo parlato noi. Fai finire di parlare. Digli all'avvocato di stare tranquillo e procedere con quello che è il parlare col suo assistito. Fine. No, ha fatto 10-0 l'avvocato, non glielo posso fa dire. Niente. Come cazzo io lo dico? Vabbè, cancelli. Appena torna. Vabbè, quando torna, figa. Vabbè, no, allora. Poi mi parte il mio si è imbruttito. Aspettate, siete tutti seduti. Aggravanti, un ennesimo reato di classe A, una rapina a mano armata, dopo quello che era il suo rinvio processo. E questa cosa è estremamente grave, vostro onore. Gravissima. Gravissima. Cioè, io grave. Cioè, chi è che non quindi, l'ha mai fatto? La domanda dell'accusa è più che chiara. Facciamo 120.000 e 25 anni, 30 ore, va bene? Le segnate voi? E 15 giorni abbiamo di pena, va benissimo, perfetto. Cambia solamente le multe, invece che 120. Ma le devo segnare io o le segnate voi? Segnate voi, adesso tutti voi. Le segni tu? No, devi fare tu. Tutto voi, ragazzi. Anche adesso ho voglia di vivere. Mi dispiace, ragazzi, io mi adeguo al mio ruolo. Hai modificato, vero, gli altri esiti che ho dato, vero? Li ho modificati gli altri? Sì, sì, quelli di prima sì, però minchia, a re, ci sei te, c'è l'eccesso al foglio, fallo te, cazzo assistente fai. Ma non fai, ci sto figa. Io, zio, non ci sto io. No, questa è una cosa da chiarire. Poi, adesso arriviamo al punto fondamentale. 20 anni, invece 25. Che adesso arriva al punto brutto, perché una persona che ha richiesto avventura, un rinvio a processo e questa sera non si è presentato, quindi già dal mio punto di vista questo è un aggravante. Chi è quello che non ha svolto? Kendrick Brown, primo processo, non ha svolto i servizi sociali. Un attimo cosa sta cosa. Allora, Kendrick Brown, primo processo di questa sera, che trovi nella lista 129 per l'esattezza. Okay. Non si è presentato a giudizio dopo aver chiesto un rinvio perché non ci poteva essere. Questa volta non l'ha chiesto. E se vedi, la scorsa volta gli era già stato consentito perché del circolo precedente dei rinvii a processi. Era stato rimandato perché non ha svolto quello che è l'SSU, ovvero i servizi socialmente utili, dati da lei stesso, vostro onore. Il problema ora sopraggiunge in un altro modo, e qui scatta l'asino, in quanto il soggetto è proprietario al 60% di quello che è l'East Custom, e quindi è a tutti gli effetti il proprietario e titolare di un'azienda, e come lei ben sa, da codice penale, questo non è possibile. Okay. E quindi noi dell'accusa richiediamo, oltre a quelle che sono le nostre arringhe finali, ovvero $200,000 di sanzione e il completamento delle ore dei servizi socialmente utili che il soggetto non ha fatto, richiediamo
quello che è l'applicare i sigilli a quella che è l'azienda dell'Listed Custom, in quanto per il 40% è posseduta da un'altra azienda, ma per il 70%, per il 60%, e quindi la parte maggiore, è posseduta dal soggetto che è stato rinviato a giudizio per l'ennesima volta. Ora, io vorrei arrivare a un patteggiamento che non è la chiusura dell'azienda. Il patteggiamento è un po' parlo, cioè tu dimmi cosa vuoi, Oscar, e semplice. Poi dopo io decido se accettare. Semplice, meno. Vostro onore, è semplice. Io richiedo che il signor Brown entro 10 giorni pulisca quella che è la sua fine penale. Nel momento in cui questo fatto non succederà, io richiedo con l'effetto immediato l'applicamento dei sigilli presso l'Eastside. Invece, per respingere questa tua richiesta, propongo un'altra cosa un po' più... Questa mia richiesta arriverà in continuo, perché ne ho parlato con i procuratori generali. Io invece ti dico subito che ti formulo un'altra, ti rispondo dicendo che te la nego, dicendoti che i soldi di multa per ora li mettiamo a 150.000, di sanzione pecuniaria, recupero ore tu hai messo, quindi va bene. E poi in più applicheremo i sigilli all'officina subito. Ah! Con tempi di attesa, diciamo, con tempi di rimozione dei sigilli fino alla pulizia della fedina penale. Finché il soggetto non pulirà la fedina penale, l'azienda resterà con i sigilli. Zandino. Vostro onore. L'hai fatto felice, mi sa, vostro. Mo si mette a piangere. Esatto. Incredibilmente, dopo 4 mesi... Venga, asciuga le lacrime, le lacrime. Fazzi, metti tempo, anche per no, te. No, me ne posso andare, perché per una volta, dopo 4 mesi... Posso dire di essere d'accordo sulla scelta, non ci credo neanche io. Mi viene da piangere, scusate. Okay, vabbè, andiamo. L'avvocato era arrivato e stavano parlando già prima. Scrivila sta cosa però. Sta pronto, avvocato? Sì, ci sono. Sì, però adesso... Andiamo, Oscar, andiamo. Prima che parti, fai passare un minuto. Devo andare in bagno a pisciare. No, posso? Mi dispiace. No, vabbè, tanto si parte. Posso, vado. No, vai, ciao. Iniziamo, vai veloce. Oscar, fai veloce. Oscar, invece di muoverti con attenzione, vai. Il processo sta per iniziare. Bene. È tardi, per me è tardissimo. Però... Oddio. È 38. È 30 a casa mia. Ma sono 30. Vabbè, adesso vedete dalla bodycam, mi sembrava 38. Vabbè, si inizia. Vabbè, intanto inizia. Vado. Fuori a annunciare il processo. Buonasera, signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo 139, lo Stato contro Johnny Abruzzi. Presiede l'onorevole giudice Clark Foster e l'assistente giudice Alessio Bruno. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, grazie per essere presenti, buonasera accusa e buonasera difesa. Buonasera. Prego procuratore, iniziamo. Vero che è tornato? Sì. Però urli procuratore. Buonasera vostro onore.
Buonasera. Un secondo solo che accedo a quello che è il fascicolo. Mi dia un secondo per aprirlo. Oggi parliamo del caso 139, lo Stato contro Johnny Abruzzi. Il soggetto accusato di sequestro di pubblico ufficiale, e non solo aggiungerei, perché oltre al sequestro di pubblico ufficiale è accusato di tentato omicidio e favoreggiamento, in quanto, come si evince dalle prove chiare, con più video dell'interrogatorio stesso fatto al soggetto, il soggetto l'hai visto ha detto espressamente di far parte di quella che è un'organizzazione criminale meglio conosciuta come Aztecas ed essere una persona partecipe in primo piano a quello che è stato il rapimento della recluta Karim, avvenuto esattamente in data 16-17, in quanto è avvenuto di notte ed è durato per quello che era la notte, quindi sono passati 2 giorni. Il soggetto è stato arrestato in data 19-07, esattamente alle 4 del mattino, a seguito di un mancato alto. Sì, lui ha successivamente è stato interrogato e, come già detto, sono saltate fuori molteplici dichiarazioni dal soggetto, dichiarazioni che però fino a prova contraria per noi sono più che giuste, in quanto il soggetto ha detto di far parte in prima azione di quello che è quel gruppo criminale, ha detto di aver fatto parte in prima azione in quello che è stato il rapimento della recluta, fingendo da esca, come si vince alle prove. Detto ciò, per ora le mie ringhe iniziali, vostro onore, sono finite. Bene, perfetto. Prego, avvocato, procedere con le sue ringhe. Sì, grazie, signor giudice. Allora, qui abbiamo una persona, un ragazzo giovane, 26 anni, che purtroppo, diciamo che a livello psico... Ancora sta cazzo di psicologico, questo. A livello anche fisico, di salute, non è messo benissimo, nel senso, il mio cliente fa uso in modo costante, quasi persistente, di sostanze stupefacenti. È successo che il giorno in cui è successo quel faccio, il mio cliente si trovava in una situazione economica non molto buona, nel senso, era a secco, tra virgolette, di sostanze che lo avrebbero calmato a livello mentale, e per procurarsi quel poco di droga che avrebbe dovuto assumere per se stesso, lui ha accettato questa proposta fatta da dei malviventi, ovvero, come ha detto il procuratore, un sequestro di persona, di pubblico ufficiale, mi scusi, e questo non lo possiamo anche noi della difesa confermare, noi lo contestiamo assolutamente. Io vi posso dire che, per quanto riguarda la difesa del mio cliente, noi abbiamo anche comunque un certificato medico che attesta che il mio cliente fa uso continuo di sostanze e non riesce a farne meno. Quindi, per quanto riguarda il mio cliente, bella barba volta. Lui è ossessionato, 56, possiamo dire così, dall'assunzione di sostanze, e non averne causerebbe lui uno stato psicologico non adeguato alle norme sociali della comunità, insomma. Quindi lui ha detto che se noi gli impediamo di drogarsi, lui fa... Se vuole posso anche farle vedere il certificato. L'ha messo nel foglio dei processi? Non ho avuto il tempo, purtroppo, nel senso... Giusto anche questo. Ero qui, nel senso, non ho avuto il tempo di farlo. E... qui la portata di mano. Il foglio c'ha un file sulla sua chiavetta? C'ho un file. Me lo invii via mail, gentilmente, che valutiamo se... Sì, se e lo invii anche procuratori. Esatto, sì, lo metta a pubblichi pure nelle proprie audiovisive, valuteremo se utilizzarlo in sede di processo. Un secondo solo, tanto ci riflettiamo, parliamo tra di noi, ci confrontiamo.
Sì, secondo solo. Vostro onore, come voi, richiedo che dal momento in cui questo file venga caricato, in quanto fuori da quello che è stato il tempismo, richiedo di andare in una sede esterna con i miei colleghi e procedere a visualizzare quello che è il prima il ci referto tra di noi, vediamo un attimo se utilizzarla il tribunale. Ok, l'ho mandato. In caso fosse utilizzabile, avete un PC là davanti, potete utilizzare esatto, quello potete per visionarlo. O utilizzate il vostro tablet da dentro d'azione. Grazie mille, vostro onore. Perfetto, sono giudice, ho mandato tutto. Sì, visioniamo intanto tra di noi, poi cosa certo. Poi visionate anche voi. Metti il tablet, metti il tablet. No, test tossicologico, ricerca stanzofacenti, anfetamine, metanfetamine, MDMA, matrice polifera negativo. Cocaina, matrice polifera. Vabbè, qua dice soltanto che questo è un tossicodipendente. Non okay, dice che... Ma niente, perché in pratica lui ha detto il mio cliente, se senza avere queste stanzofacenti potrebbe far pazzo, capito? Lui qua dice ok che ne fa uso, vero. Dell'infermità okay. Mentale, quindi? Io se ti ho l'infermità mentale. Mo glielo chiedo. Dopo. Dopo? Dimmi tu. Sai, io non capisco la sua richiesta, adesso gliela chiedo. Ma, mi scusi, la sua richiesta, facendoci vedere questo certificato, qual è? Guardi, io magari lo spiegherò più tardi, nel senso, io vi faccio vedere... Ok, lo spiego ora. Il mio cliente non ha intenzione di venir meno comunque ai reati che ha commesso. Semplicemente ci tengo a precisare che il mio cliente, facendo uso continuo di queste sostanze, a livello psicologico diciamo che non è molto presente e quindi ci chiediamo una sorta di sconto, ecco. Ma assolutamente no, ma è pazzo. Cioè, ha detto che il suo cliente, visto che si droga, è un coglione, sai, cioè, in pratica. Che cazzo? Prova... Un attimo solo, lo utilizziamo in sede tribunale. Sì, utilizziamo, ma tanto non serve la niente. La prova è accettata in sede tribunale, può essere utilizzata da parte della difesa. Accusa, vi siete confrontati tra di voi? Negativo, signore, richiedo 5 minuti di pausa dal caso per confrontarmi con i miei colleghi per quello che è stato il rapporto aggiunto all'ultimo in sede di tribunale. Avete tempo finché non termina appunto la ringa iniziale, proprio l'avvocato per confrontarmi. Negativo, vostro onore, in quanto la prova è stata aggiunta in questo momento, io richiedo almeno 10 minuti di tempo per confrontarmi con i richiesta negata, accusa. Colpi di arma da fuoco. Vostro onore, avrò il tempo di leggere il fascicolo. Richiesta 10 minuti negata. Mi do tempo fino alle 23:42 per potersi confrontare. Bene, andiamo. Alle 23:42 precise ricomincia la sessione. L'udienza momentaneamente sciolta. Perfetto. No, ma io ti lascio, Foster. No. No, io me ne vado. No, sì, te prego. No. Forse? Oh, ma che cazzo? Appena devo rientrare, faccio come se fosse quando... No, rientriamo in base, se rotto il cazzo. No, di dire se no, siete no. In piedi, riprende... Vabbè, faccio come se dovessi dire il verdetto, no, quindi alla no, fine. No, se siete tutti in piedi, riprende la... Il processo, okay. Numero presiede. No, no, esatto, il processo numero presiede. Sì, per dividere il presiede. Ok, presiede il processo numero 139. Devo dire anche che conto qui oppure non c'è bisogno. Devo dire anche contro chi lo stato. No, contro... no, devi dire okay. Siete in piedi, prende il processo numero. Presiede l'onorevole Crack Foster. Ok. Avanti. Avanti. Vostro onore, con tutto rispetto richiedo che venga anche l'avvocato di difesa, in quanto il referto medico da lei approvato è stato rilasciato 2 giorni fa dall'ospedale, ma il rinvio a processo non risale a 2 giorni fa. Aspetta, sposta il giudice. Aspetta, sacchi via con me.
No. Comunque Giuse, non lo scusa perché è imperfezione, però è la prima volta, quindi... No, non si preoccupi, solo solo. Sì. Vabbè, e riprendiamo il processo, neghiamo la prova, riprendiamo. No, ma è inutile. È inutile, no. Anzi, per me la puoi me la uso in uso buono, però, eh. No, no, riprendiamo il processo. Perché per colocare... È negata appunto perché la data è sbagliata. È già accettata, non puoi negare. No, non avevo visto la data. Ok, riprendiamo pure il processo, annuncia pure. Tutti in piedi in aula, riprende il processo numero 139, presiede l'onorevole giudice Clark Foster. L'assistente giudice Alessio Bruno. Bene, e buonasera signori, grazie, accomodatevi. E la corte dichiara la prova presentata dalla difesa non utilizzabile, in quanto giustamente il procuratore Oscar Sacchi ci ha fatto notare che la data del prelievo del suo assistito avvocato è datata al 10/08, ovvero 2 giorni fa, e rinvio a processo è datato. Mi perdoni procuratore, quando è datato il rinvio a processo? Procuratore? Il mio processo è datato a che giorno? Presidente. Procuratore, non la sentiamo? Un procuratore ci sente? Riesce a rispondere? Sì, la sento. Sì. Mi dia solo un secondo che... Ha tre palle, dice anche lei, non so. Controllo esattamente sul tablet, vostro onore, ma si passa almeno a 14 giorni a questa parte. Ma come minimo a quello che rinvio il processo del soggetto, ora glielo dirò con l'esattezza. Vabbè, di conseguenza ecco, non risale sicuramente al giorno 10/08. Di conseguenza il rinvio a processo del signor Abruzzi risale al 19/07/2022 alle ore 16:58:48. Perfetto, per ok. Riprendiamo la ringa iniziale, avvocato, senza utilizzare la prova. Può concludere, può andare avanti con la ringa, avvocato. Allora, io continuerei nel senso... mantenendomi a quello che ho detto poc'anzi, il mio cliente fa uso sostanziale e continuo di stupefacenti, anche se la prova non è stata accettata, comunque è un qualcosa. Per quanto riguarda quello che ha fatto, il mio cliente è consapevole di aver sbagliato, non chiede, come si dice, non chiede... Vabbè, non mi viene la parola adesso, comunque... Il mio cliente è consapevole di aver commesso degli errori, quindi anche la sua presenza qui penso sia segno di maturità da parte del mio cliente, sebbene sia una persona abbastanza giovane. E noi chiediamo uno sconto, in quanto il mio cliente purtroppo ha questo problema. Prego. No, nulla, non stava parlando nessuno, stava parlando il procuratore con i suoi colleghi, ma se ne è accorto che stava parlando proprio alta voce. Ok, mi scusi. In quanto il mio cliente ha questo problema continuativo e purtroppo a livello di testa non può farci nulla. Purtroppo diciamo che la situazione è andata... conclusa, quindi? Sì, purtroppo. Perfetto. Il mio cliente... Procediamo alla parte dei testimoni, procura. Perfetto, vostro onore, richiedo il testo, ovvero il soggetto. Anche l'avvocato. Prego, testimone, sede anche al banco testimoni, consigliere, proceda pure. No, Foster, te giuro. Miau. Cos'è sto miago io? Soltanto quando stavo io a fare i processi, ero veloce. Ho scacciato. Prego, cancelliere. Metto la mano sulla Bibbia. Io avrei altre cose da fare. Cioè, ripeto dopo di me. È 1:45. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E di non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Benissimo. Di quali sostanze abusa,
No. Cannabis e cocaina. Da quando abusa di queste sostanze? Voglio andare. Ho iniziato con la cannabis. Parliamo qui direttamente senza fare il tiro in aula, sì. Mentre con la cocaina. No, ci devo mettere per forza questi processi qua. Oh, se l'ha chiamato solo per dirmi che è un coglione, perché signor Johnny si fa Abruzzo. Di... Lei mi conferma che fino a poco tempo fa lavorava presso il Benny's Custom? Sì. Ottimo. Mamma mia, che domande sono. Procuratore, chiedo gentilmente di tagliare il discorso se deve stare zitto così tanto. No, vostro onore, in questo caso ho molte domande dopo no. Quello che è stata portata a prova dell'accusa, anche se per fortuna è stata negata, ma voglio far capire no. Che sia negata. Perfetto, è negata, non ti diamo in ballo questa prova gentilmente. Possiamo procedere con fare domande riguardante il processo, procuratore. Bene, facciamo domande riguardanti al processo. Ma c'è tutto da chiedere, ma non so sempre qualcosa da chiedere. Lei è stato arrestato dagli agenti di polizia. Fino a qua non ci vivo. E ha detto espressamente di far parte del gruppo criminale e in prima persona al rapimento di Karim. Conferma? Sì. Come si dice da tutto il resto dei test? Queste pause che abbiamo. Mi uccidono, queste pause mi uccidono. Se vince anche che lei parla di far parte di questa organizzazione criminale, conferma? Sì. Sì. E allora, visto che lei conferma, per quale motivo non ha pensato a un patteggiamento? Sì. Ah, non penso avesse detto sì veramente. Perché sono tossico. Nessuno dà mai retta ai tossici. Vostro onore, richiedo che il test risponda non attaccandosi a quello che è la risposta data dall'avvocato. Il fatto di quello che è il suo stato d'animo e psicofisico non è una risposta valida data la risposta dell'avvocato. No, è valida, è valida. È procuratore, è valida la risposta. Ha detto lui... per il motivo per cui lui pensa di non aver fatto il patteggiamento, lui pensa per questo, quindi è valida come risposta. Chiaro? Io l'ho chiesto per quale motivo non lo ha fatto. E le droghe non c'entrano col motivo potrebbe essere che secondo lui c'entrino, procuratore. Obiezione respinta. Motito. Si sta senti sospiro, senti fa. Allora. Lei in questo momento procuratore dove si nasconde? Anzi, no, rettifico la domanda perché era sbagliata. Lei da quanto tempo non fa uso di droghe? Ma che cazzo, si due giorni fa c'aveva positivo. Circa 24 ore su per giù. Vostro onore, richiedo l'effetto immediato. La sospensione del processo. Di un test medico. No, che vabbè. Che no, soggetto. No. Nega. In questo momento. Nega. Non tocchi sostanze stupefacenti da 24 nega. Ore. In quanto si stanno attaccando già da prima a quelle che sono le sostanze sì. Stupefacenti e il soggetto nega, deve farne uso da 24 obiezione, ore. Obiezione, quindi... vostro onore. Sentiamo l'obiezione sua. Come mai l'obiezione? Mi scusi, signor giudice, mi scusi procuratore. Commenti io non penso. Grazie. Io non penso che il mio cliente, sapendo che comunque ha un processo oggi, si metta a
ad abusarne anche ultimamente di queste sostanze. Contro obiezione vostra, no, e comunque non mi sembra una domanda inerente al processo. Noi abbiamo dato delle delle istruzioni per quanto riguarda il mio cliente, delle prove, anche se sono state, anche se purtroppo abbiamo avuto poco tempo, non sono state accettate, e questo è tutto. Grazie. Allora, per me è rifiutata, perché prima cosa devi dire un attimo, non è un problema. Un attimo. Ma intanto questa non è una domanda, quindi voi stai parlando a tutti o stai parlando? No, no, a te. Dillo pure. Okay. Allora, l'obiezione è respinta, prima cosa, perché non ancora ha effettuato la domanda, e seconda cosa, la sua obiezione, cioè, non è stata una vera e propria obiezione, ha soltanto difeso il test, quindi non ha espresso una vera e propria obiezione. Quindi l'obiezione è respinta e il procuratore può continuare. Cos'è questo rumore che si sente da te? Bene, continuo con la mia domanda e aggiungo una cosa per quanto l'avvocato almeno non può controobiettare, ovvero il fatto che il suo rinvio processo è stato rinviato. Ah, avvocato procuratore, quindi ha avuto comunque tutto il... Penso che mi devo negare la richiesta da parte sua dell'esame, ovviamente. Non possiamo farla in sede di tribunale. Al massimo rinvia il processo. Io non rinvio nessun. Vostro onore. Analisi e poi si fa il processo. Vostro onore, parla con me o con l'avvocato? Con lei. Ha chiesto lei di fare l'analisi. Io in questo momento le nego di fare l'analisi nel momento del processo. Ottimo. E le propongo in caso una sospensione del giudizio. Quindi una sospensione del processo e con un appunto conseguente analisi presso l'ospedale e poi un continuo della sessione di processo a seguito della compimento delle analisi, quindi un altro negativo giorno. Vostro onore, perfetto, allora procedo pure non l'accetto per un semplice motivo, in quanto non interessa. Ottimo. Non l'ho sentito. Quindi aspetto la risposta del testo alla domanda che gli ho fatto. Può ripeterlo. Tu te l'ha sentito. È un coglione. Il procuratore non mi ha sentito, mi scusi? No. Ah, okay. Richiedo che la domanda del test sia fatta, visto che l'obiezione dell'avvocato e la mia domanda è raggiunta al termine. Non mi interessa. Sia fatta. Test, si ricorda la domanda? No, infatti gli avevo chiesto di ripetere. Ripeta la domanda al procuratore. Procuratore. Oscar. Procuratore. Oscar. Procuratore. Non la sentiamo, procuratore. Presidente. No. E il procuratore? La domanda era semplice. Lei è qui sotto fino a prova contraria effetto di droghe, per quello che il servizio è finora. Perché cioè, se fino a prova contraria, scusa, non è saltato fuori il fatto fuori che lei non lo era, un meme, cioè non cura più nessuno. Inevitabilmente forse lo è. Quindi io ora mi atterrò a quello che è il fascicolo che mi no, è stato dato dalla polizia. Devo andare. Dove lei dice stesso di far parte di un gruppo criminale. Per fortuna c'è un po' di avanti processi gruppo alto-basso criminale. La domanda qual è? Non mi interessa, ne fa parte. Ho guardato la domanda qual è? Lei fa parte di un gruppo... ma. Lei fa parte di un gruppo criminale? Sì. Sono morto. Di quale gruppo criminale fa parte? Mario Sulocostecas. Ottimo, vostro onore, ho finito le mie ringhe e le mie domande. Perfetto. Raga, veramente è un meme, sta diventando un meme. Avvocato può procedere con le sue domande. Non ho domande, mi appello alla sua clemenza in quanto penso abbia compreso i problemi del mio cliente. Bene,
Procedete con la ring. Intanto procedo pure con le ring finali, procuratore. Ok. Ti ha cacciato un M4. In quanto vostro onore, con tutto il rispetto, non mi ridere sopra. Per quanto sono le mie ring finali. Vostro onore, richiedo la sospensione di 10 minuti della causa. Per confrontarmi con i miei colleghi. Mi prendo 30 secondi, concedo 30 secondi per confrontarsi. No, 30 secondi non bastano, le chiedo 5 minuti a partire da ora. No. Negato, le concedo 2 minuti. Ottimo. Grazie, oddio. Vostro onore. Oddio, non ce la posso fare. No, ma... no, io quando cacciato il mito sono morto. Madonna, stavo morendo, ragazzi. Porca troia. E io... Tu, è giudice. Ero io quello più vicino a quella roba. Cioè io non mi sono visto dentro a un carcere, ma dentro a una fossa. È meglio il carcere. No, vabbè, questi processi me li ricorderò per tutta la vita. Sì. Ma solo perché ci sto io. Ma veramente, alla... Però settimana ti auguro di fare i processi del genere. C'ho mia figlia che mi aspetta, va. Tua figlia l'aspetta. Io ci avrò, mia sorella starà facendo un infarto. Mi ho scritto scardetta di cacciato l'MP4 davanti a quando sono terminati i 2 minuti? E tra 2 secondi 58, 59, 60. Ok, vabbè, io mi chiedo comunque tu accetti la tua colpevolezza e ti chiedo in quanto problematico a livello psicologico. Collaboratore, sono terminati i 2 minuti, quindi le chiedo gentilmente di internare qui al suo banco, grazie. Se ce non è via. Certamente. Se ce non è via, sono 1 minuto e mezzo. Bene, procediamo con le linee finali, procuratore. Certamente, vostro onore. Per quanto riguarda questo caso, ma senti lo sbuffo. Come quello di prima, richiedo l'aggiunta di dei reati. In quanto il soggetto sotto giuramento ha detto chiaramente di far parte di un'associazione criminale. E per questo motivo la procura... No, se richiede l'ergastolo no. Accetta una pausa a quello che è il processo, ma richiede l'ergastolo in tempo immediato sì. Per associazione a delinquere. Aspetta, per il soggetto chiamato in causa, in quanto il soggetto è stato sentenza. Chiaro per quello che è stato interrogato e ha detto di far parte in prima persona attiva di un gruppo criminale e di far parte in prima persona per quello che è stato il reato di cui è stato connesso, con annesse prove video. Quindi perciò la procura richiede piuttosto una pausa di quello che è il processo e magari una seconda sede, ma richiede allo stesso tempo l'ergastolo e il sequestro dei beni in quanto il soggetto stesso in fase di interrogatorio si è ritenuto vero. Colpevole e parte presente dell'azione. Attiva. Detto ciò, la mia ringa iniziale, vostro onore, la mia ringa finale è finita, mi scusi. Bene. Ma avvocato, prego procediamo con la vostra ringa finale. Sì, allora signor giudice, noi semplicemente, il mio cliente non nega dei reati che lui ha commesso e non nega assolutamente di far parte di un'associazione delinquere, un'associazione criminale, tant'è che lo ha confermato qui davanti a voi, qui davanti al procuratore, qui davanti a tutti quanti. Penso sia da apprezzare questa cosa, nel senso... fosse stata un'altra persona molto probabilmente non avrebbe confermato i suoi peccati legali e appellandomi comunque alla condizione psicosanitaria del mio cliente io chiedo semplicemente uno sconto di pena anche perché l'ergastolo per una persona sì che faceva parte che fa parte di un'associazione delinquere comunque
si è pentito e ha confermato la sua appartenenza repubblicana. Quindi questo è tutto, grazie. Il referto. Ora voglio fare una cosa che un credo ci ritiriamo per capiti raramente. Mi richiedo di avvicinarmi con l'avvocato. Qui? No, ci ritiriamo per deliberare se siete convocati in ufficio, grazie. Va benissimo. Solo l'avvocato e il procuratore, nient'altro. Che due coglioni. Secondo me si può sospendere. Ma sì, però... Procuratore, mi dica. Eccoci qua. Semplice. Io questa sera, come già detto, ho richiamato qui l'avvocato. Che purtroppo non so cosa d'ufficio, è vero, ha avuto il tempo che aveva, ma il test stesso, nel momento in cui è stato interrogato, ha ammesso di far parte di un'associazione a delinquere, motivo per cui io ho richiesto quello di cui ho richiesto. Io in questo momento non mi smuovo. Quello che sono le mie proposte rimangono, in quanto avvocato, con tutto il rispetto, il suo test ha avuto tutto il tempo del mondo, come gli altri, per portare le prove o per cercarsi un avvocato o per cercare un avvocato di difesa. Per quello no, ci ha detto che in realtà l'avvocato non poteva permetterselo perché aveva chiesto la procedura. Con tutto il rispetto è stato rinviato, come tutti gli altri, di una settimana. E il suo processo risale a un mese fa. E quindi ha avuto tutto il tempo del mondo per trovarsi un avvocato o per venire da noi in procura a cercare un patteggiamento oppure un avvocato d'ufficio. Non lo ha fatto, è stata una scelta e un rischio suo. Oscar, perdonami, io ti do ragione sul fatto del patteggiamento, per carità di Dio, anche dell'avvocato di questo mondo. L'avvocato lì sono problemi economici, là domani non posso. No, perché gli avvocati d'ufficio fino a prima di te c'era Willy Bobby Brown che li faceva tutti. Assistente giudice, puoi parlare per me perché lo conosce. Poteva venire benissimo in procura a cercare un avvocato d'ufficio. Si parla di un rinvio a processo di 3 settimane fa. Quindi per me, Dio, io non lo metto in dubbio. Arrivo a questo punto. Guarda, io non lo metto in dubbio. Sul fatto del patteggiamento ti do ragione assolutamente, non ti dico di no, nel senso, hai ragione, hai tutte le ragioni di questo mondo. Poi prima, scusa, mi hai detto un'altra cosa riguardo di trovare delle prove, ma se il mio cliente ha detto più volte che ha confermato la sua appartenenza. Non penso e non vedo che lui si voglia autodifendere. Il procuratore non vuole scendere a patti, quindi di conseguenza dobbiamo procedere con la sospensione del processo. Quindi dobbiamo fare un altro? No, semplicemente la delibera è sospesa e non verrà data oggi, ma verrà data un altro giorno. Sì, ce ne sarà un altro comunque, verrà rifissata la data, ok? Ma semplicemente verrà rifissata la data della delibera. Ovviamente okay. Potrete far arrivare prove al banco. No, ma cioè, io negativo, dico, vostro onore, negativo. No, ma tanto neanche le portiamo, perché il mio cliente... No, ma a parte questo, il mio cliente... Cioè, nel vabbè, senso, lui io cose, avrei da fare, che... di conseguenza, chiudiamola qua, adesso. Vostro... No, sospesa non è sospesa. Esatto. Bene, non vogliamo dargli... No, e allora? Io sono venuto di qui e ho chiamato l'avvocato di difesa perché si può fare. Cioè? Cosa vuole fare? Semplicissimo. Giungere a un accordo. Ok. Ma sapete che non vuole giungere a un accordo? Aspetta, io non l'ho mai detto. Io ho richiesto un ergastolo. Devo andare via. Vabbè, quindi, aspetta, qual è vabbè, dimmi che accordo. Posso magari... parlare senza essere interrotto? Sì. Ora, quelle che sono state le prove dell'assistito e dell'avvocato non sono ritenute valide. E ci siamo, ok. Ok, quindi io a questo punto ho richiesto un ergastolo, che l'ho fatto apposta. Sapevo che non poteva essere valido, vostro onore.
ma di contro non avrei chiesto di venire davanti alla corte con lei e l'avvocato per raggiungere un patteggiamento. Non credo che le mai capitata una cosa del genere. Sì, ma no, però... Ora, il discorso è semplice. Io richiedo che il processo finisca questa sera e non voglio un ulteriore rinvio, in quanto all'ulteriore rinvio io sarò chiaro e richiederò l'ergastolo per il soggetto per l'associazione della delinquenza. Il rinvio verrebbe perché fatto... il, no, allora, caso, il, rinvio... il caso stesso... Procuratore, lo... il rinvio verrebbe fatto solo nel caso lei richiedesse oggi l'ergastolo. Qualora lei richiedesse l'ergastolo, quindi... in questo non vorrebbe scendere a patti con l'avvocato, noi sospendiamo la delibera, la rimandiamo no. a destinarsi. No, no, ma perché sta questo... dicendo, sto dicendo sta dicendo l'esatto che vuole opposto, no, no, sta onore. Dicendo che vuole scendere a patti, allora, benissimo. Procediamo col patteggiamento. Ora, ci dica entro che tre minuti perché devo andare. Ora. E ora entro tre minuti. Bene, io dai. Richiedo $200,000 e 20 anni di carcere presso il carcere di massima sicurezza, in quanto il soggetto fino a prova contraria non ha prove che testimoniano ciò che ha fatto al momento di quello che ha fatto e dei fatti che ha compiuto al momento dell'arresto, e in più ha avuto ulteriori momenti per poter portare alla luce fatti che ha voluto cercare di provare questa sera in tribunale. Detto ciò, questa è la mia... Avvocato, vado a parlare con il suo cliente. Esatto, suo cliente. Arrivo subito, un minuto. Arrivo. Vada, un minuto. Se no lo rimandiamo e io richiedo l'ergastolo per l'associazione alla delinquere. Io ho fatto il bravo e vi dirò di più a tutti e due. Io questo caso era archiviato. Ma come? Era archiviato e tu le prove le hai viste, c'era per farle, ti ho detto tutto. L'ho chi è sistemate... che l'ha archiviato? Indovino un po'? Ventura. No, non ti rispondo perché ci sta lui. A posto. Ha giudicato? Sì, sì. Ok, così siamo andate, signore. Andiamo. Sempre solo. Uscite. Esci pure tu, Oscar. Esco. Cancelliere. Arrivo. Come mai non era uscito, scusi, dovevo chiamarla? Dai, andiamo. Deve vada. Sempre uscire con me l'assistente giudice. Ma ha detto vada, solamente vada, il procuratore... No, ma lei era una figura essenziale. Lei per forza, devo... non l'avevi capito. Andiamo. Devo dire qualcosa? Delibera. La delibera. Ah, ok. Ok, va benissimo. Presiede, Dove andremo a finire? Mamma mia. Con piedi in auto presiede l'onorevole giudice Clark Foster e l'assistente giudice Alessio Bruno. Tutti in auto. Io e il signore prego, accomodatevi, grazie. A seguito di un patteggiamento venuto in ritiro in ufficio tramite in presenza del giudice, l'assistente giudice, il procuratore e l'avvocato, patteggiamo e accettiamo il patteggiamento come corte. Confermiamo il patteggiamento patteggiato tra le due parti di una sanzione pecuniaria pari a $200,000 di multa e 20 anni di carcere. Con questo tutto, l'udienza è sciolta. A posto, se ne vuole fare la multa? No. No, dove potete andare? No, dove ti portano? Prego, venga a fare la multa, signore. Vai. Signore, venga qui. Ah, ok. Che quindi così. No, è che io vedo fermo ancora. Dai, giudice. Fatto, perfetto. Arrivederci, buona serata. Buona serata a tutti, ciao. Ciao Baldi. Arrivederci, procuratore. Ai prossimi processi bizzarri. Avvocato, un discorso un attimo. Sì. Vostro onore. Un attimo solo, procuratore. Per un attimo con l'avvocato e la raggiungo l'ufficio. Posso essere presente? No, era un colloquio con me e proprio l'avvocato solo. Aspetti un attimo in ufficio, per guardare. Bene, allora io vado, ciao Bernie. No, assistente, sì. Venga con me. E avvocato? Sì. Non si preoccupi per i processi di oggi, come sono andati, cose così. So no, che guardi, è dura fare io... l'avvocato, no, dico guardi, subito, era il suo primo processo, erano i suoi primi processi, l'ho compresa appunto nelle sì, sue difficoltà. Sono subito voi.
Sì, non si preoccupi se ha avuto difficoltà su certe cose, ho avuto comunque commissione. No, 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 guardi, non si preoccupi. Diciamo, io conoscendo i fatti dei miei clienti, per come siamo riusciti a evitare un ergastolo, mi va più che bene per il cliente dell'ufficio. Per quanto siamo riusciti a evitare una pena ancora più sostanziosa per quell'altro, tanto meglio. Ma no, non ho dato di come si preoccupi se magari si è impappinato un po'. Marshall, procede a trasportarlo in carcere. Mi dispiace se non si preoccupi, no, se si è pappinato, diciamo un attimo, ho avuto difficoltà ogni tanto, cioè non... No, difficoltà, guardi, non è un problema. A lei glielo posso, a lei voglio glielo posso limonarti dopo i procedimenti. Venga qui, a lei glielo posso dire tranquillamente. Purtroppo ho avuto una visita medica qui in ospedale e mi è stato certificato una sorta di tumore, quindi sì, ho qualche difficoltà respiratoria. Oddio. Sì, acqua nei polmoni, polmonite, polmonite virale, sì. Vabbè, allora quello che tossisco da... No, non si preoccupi. Io allora mi ritiro, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Un secondo, Signori, buona serata. Procuratore, bisogna parlare con me? Quanti anni? Io vado, ciao ragazzi. È veloce, vostro onore, mi perdoni, scusi un attimo. Mi dica. Allora, vostro onore. Dico, gliela lascio qui la valigetta, dottore. Io le dico una cosa. Oddio. Sì. Mi dia sta cazzo di valigetta, figa. Sì. No, no. Dimmi. Preparati. Perché io da oggi in poi patteggiamenti come questi ne vedrai e come. Dimmi che non sono... Però non puoi giocarti la carta dell'ergastolo per minacciarli, cioè nel senso... Ok, o meglio, in questo caso sì, perché l'associazione delinquere c'era, non potevo chiedere sì, a solo però perché non... Sì, però non giocarti troppe volte la carta dell'ergastolo per forzare la cosa, perché inizierò a rifiutarteli, No, ok, muto. però in questo caso... Sì, ciao Oscar, muto. Grazie di tutto, ragazzi. Smutato. Non dirmi che fu, Ho smutato. Buonasera, vostro onore. Vederci. Bene, ragazzi, allora io ho concluso qui per stasera. Andiamo qua. Non vado in albergo, quindi... Ragazzi, vi ringrazio per essere con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi. Per vedere i comandi, punto esclamativo YT per... punto esclamativo comandi, ok, punto esclamativo YT per vedere, iscrivervi al canale YouTube. Vi ringrazio per essere con me, ragazzi, vi lascio da qualcuno, vediamo un po' a chi posso lasciarvi, vediamo un po' chi c'è, vediamo se sta ancora a mezzo, non sta più in mezzo, vediamo chi ci sta, vi lascio da... Non c'è nessuno, niente, non vi lascio da nessuno, ragazzi. Niente, allora vi ringrazio per essere con me e ci vediamo alla prossima live. Ciao. Ciao Matteo, notte.